Ancora bentornati in studio e benvenuti a chi si fosse messo in sintonizzazione in questo momento o a questo speciale amministrative 2018 in vista del 10 giugno prossimo. Oggi l'obiettivo è puntato sul comune di Comiso. Ospite, grazie per aver accettato il nostro invito, l'onorevole Pippo Di Giacomo, candidato sindaco di Comiso, appoggiato dalle liste civiche Grande Comiso, Comiso Futura, Di Giacomo sindaco e 100 passi per Comiso. E ospite è anche il direttore del telegiornale 74, canale 74, TG 74, Concetto Iozia. Salve. Allora, Di Giacomo, lei si presenta come candidato sindaco, vuole guidare di nuovo la sua città. A questo punto, se lei in questo momento dovesse scegliere un punto del suo programma da attuare nei primi 100 giorni, una priorità, a che cosa penserebbe? Beh, io in questi studi ho anche un dovere di ringraziare per l'ospitalità. Il vostro studio si trova in una delle città più belle d'Europa, Modica. E quindi un po' perché lo sento, un po' perché anche un omaggio, salvare l'aeroporto di Comiso che ha dato tanto aiuto a beni patrimonio dell'UNESCO come Modica. Se chiude l'aeroporto di Comiso, la Sicilia sudorientale e anche la vostra bellissima città, che è anche mia, ne riceverebbe una mazzata mortale. A proposito di aeroporto, Di Giacomo, era l'alba del 2 maggio del 98. Lei ricevette una telefonata, era Palazzo Chigi, le passarono Massimo D'Alema, il quale ha chiesto ospitalità per 6.000 kosovari. Erano 10.000, allora, poi furono 6.600. 6.600 nell'arco del periodo in 5 o 6 mesi che furono ospitati all'ex base NATO. Lei disse obbedisco, però poi nacque l'aeroporto. Ce la vuole riepilogare questa storia? Quando noi siamo amministratori locali, dobbiamo certo agire secondo le pulsioni del cuore e dell'amore che abbiamo per il nostro territorio, e nel mio caso la mia candidatura asseconda questa passione antica e inestinguibile, che è la passione per il mio grande amore per Comiso. Tuttavia però bisogna anche essere al momento opportuno duri e cinici e fare l'interesse pubblico per il quale siamo stati votati. Bene, io dissi allora, ospito i 6.000 profughi kosovari, e però pongo una condizione, che dopo che se ne vanno, questa che è l'ex base della morte, dove erano custoditi 110 missili cruise capaci di distruggere 6 volte il pianeta, diventi quello che è stato un sogno antico, l'aeroporto civile intitolato a Pio La Torre. E così è stato. Quindi una sua vittoria è nata da un modo anche un po' spregiudicato, tra virgolette? Spregiudicato è, come dire, un termine un po' forte. Certamente interessato, ma dell'unico interesse che conosco. Io mi ricandido con le mani pulite e la fedina penale pulita. E non ho mai tradito la fede pubblica. E quindi devo tirare per l'interesse del mio territorio. E quindi ho posto questa condizione che poteva sembrare dura, ma che alla fine si è rivelata una carta vincente, non solo per Comiso, ma per buona parte della Sicilia orientale. Io vorrei continuare ancora un attimo su questo argomento, perché mi sembra fondamentale, soprattutto in un momento in cui il settore del turismo appare in forte sviluppo. E c'è qualcosa però che non funziona nell'aeroporto di Comiso attualmente, cioè rischia di chiudere? L'aeroporto di Comiso è stato lasciato con una capitalizzazione di 14 milioni di euro, pronti lì per sopperire ai primi anni che non possono vedere l'aeroporto in pareggio. Adesso è accaduto che i 14 milioni si sono finiti, che Comiso è rimasto bloccato sulle rotte, che i nuovi interventi economici, buona parte da me promossi dall'Assemblea regionale siciliana, stiamo parlando di un montante di svariati milioni di euro, circa 10 milioni di euro, non possono servire per pagare gli stipendi, servono soltanto per incentivare le rotte qualora riuscissero finalmente a fare un bando di gara appetibile per le grandi compagnie low cost, cosa che fin oggi non sono riusciti a fare.
ma i soldi per pagare gli stipendi non si possono prendere da quei fondi. Quindi ecco le ragioni di una scesa in campo per chiamare il socio privato a rifondere parecchi milioni di euro anticipati dal comune con fondi della regione, dare una boccata di respiro e andare avanti. Tutto questo fino ad oggi non è stato fatto. Si è parlato di difficile situazione economica al comune di Comiso, di dissesto economico, di difficile situazione ereditata dalle passate amministrazioni. Qual è la verità? Io mi sono dimesso dal sindaco ai primi di febbraio del 2008. Il dissesto è stato conclamato dal Consiglio Comunale nel gennaio del 2012, 4 anni meno un mese dopo. Sorge spontanea una domanda: se il comune che ho lasciato io non aveva un euro per tirare avanti, come avrebbero fatto invece a tirare avanti per 4 anni? Credo che in questi casi le date, come dire, l'agenda sia spietata nei suoi numeri. La mia impressione è quella che il dissesto sia stato, come dire, una sorta di mantra che ha portato una sfiga pazzesca agli altri candidati, cioè chi ha toccato questo argomento è stato malamente sconfitto, sia stato un mantra per giustificare 10 anni di sostanziale immobilismo e di declino irreversibile per Comiso, che era una cittadina modello non soltanto per la provincia di Ragusa, ma aveva l'ambizione di essere un modello per un confine un po' più vasto rispetto alla provincia di Ragusa. Lei è stato presidente della Commissione regionale alla sanità. La sanità in questo momento non sembra vivere dei momenti splendidi, cioè un periodo molto splendido. Parliamo di sanità pubblica. Ecco, come si può assicurare un migliore diritto alla salute ai cittadini, non solo di Comiso, ma dell'intera provincia? La percezione che ha il popolo italiano della sanità pubblica è una percezione molto critica. E non è soltanto molto critica in provincia di Ragusa, in Sicilia, ma in Italia. Se si fa una passeggiata per una via di Verona piuttosto che di Milano, magari contigua al San Raffaele, contigua al Niguarda, lei vedrà che le persone hanno un atteggiamento molto critico sul servizio sanitario. Figuriamoci in Sicilia, dove non siamo né in Veneto né in Lombardia. Detto questo, c'è stata una battaglia molto lunga e molto aspra per certi versi, per togliere dalla sanità siciliana tanto malaffare. Battaglie vere, quelle fatte da me e da Lucia Borsellino, non come tante battaglie che capiamo oggi sono battaglie di facciata, battaglie autentiche. Dire che abbiamo risolto i problemi? Assolutamente no, ma devo anche dire per la verità che se non ci fossero state intromissioni, diciamo, veramente maledette, mi perdono il termine, oggi la provincia di Ragusa sarebbe dotata di un ospedale straordinario come il Giovanni Paolo II di Ragusa. Oggi la provincia di Ragusa potrebbe senz'altro vantare ancora di più quello di essere una delle migliori sanità della Sicilia, se mi guardo poco, se mi confronto molto. Devo dire quindi che il percorso l'abbiamo lasciato in itinere, ma in coscienza abbiamo combattuto, caporalato, mala sanità, infiltrazione all'interno delle aziende, e lì abbiamo avuto risultati cospicui. Il resto è una battaglia che soprattutto vede nel cuore il rilancio degli ospedali minori, che in provincia di Ragusa sono Scicli e Comiso, che sono stati riacutizzati, ma attorno a cui dobbiamo costruire un'offerta sanitaria di eccellenza. Mi pare che insomma siamo sulla buona strada. I reparti di riabilitazione di Comiso e di Scicli sono tra i migliori della Sicilia. Ci sono delle specialità a Comiso come otorinolaringoiatria, come l'odungodegenza, come l'RSA, che Vittoria non ha, che a Comiso. Dobbiamo costruire un pronto soccorso come si deve, ma quando l'hanno chiuso 15 giorni dopo la mia mancata elezione, io mi sono incatenato, gli altri dove erano? Quindi il percorso è lungo, il percorso con la sanità è sempre in salita,
Ma insomma, scendiamo in campo anche per dare il nostro modesto contributo. Ecco, la sanità sembra essere una sorta di montagne russe, cioè nel senso che un giorno si dice che c'è a rischio un ospedale, l'altro giorno, il giorno successivo, che c'è il rischio un reparto di un altro ospedale. Perché questa eccessiva liquidità nel settore sanitario? Un terzo giorno accade anche un'altra cosa, se posso continuare. Un caso di mala sanità che butta un'ombra, per esempio, su un reparto di chirurgia o di ostetricia o di riabilitazione, dove medici, infermieri e personale fanno un lavoro straordinario. Basta un titolo sul giornale e tu perdi enormemente terreno, perché, come dire, il giudizio viene uniformato al caso di mala sanità, non a centinaia e migliaia di operatori che ci lasciano dentro la salute tutti i giorni. Questo è un settore, glielo ripeto ancora, che è fortemente oggetto di critiche serrate da parte dell'opinione pubblica, soprattutto quando poi si verificano degli episodi del genere, e siamo di fronte a un caso che è un caso nazionale ed è un caso siciliano, non solo della provincia di Ragusa. L'inadeguatezza dei pronto soccorso in tempi di miseria, in cui grande parte della popolazione scivola verso l'indigenza, e il pronto soccorso non è soltanto il punto di emergenza urgenza, è una sorta di refugium peccatorum per salvarsi la vita, a volte non soltanto fisica ma anche psicologica e quant'altro, non si riesce a fronteggiare adeguatamente questo afflusso. Pensi che nel mio bacino, il bacino Vittoria Comiso, a differenza del bacino Modica Sciche e Ragusa Città, ha 45.000 accessi l'anno contro i 30.000 e i 30.000. Ma guardi che queste sono battaglie già in campo per le quali stiamo combattendo. Io mi sono incatenato, ma la politica lì non può fare nulla se non il movimento. La movimentazione, perché le decisioni sono del direttore generale, la politica non gestisce l'ASP, la politica fa norme e fa movimento politico sul territorio, l'aspetto gestionale è un aspetto dei manager. Turismo e cultura sono due settori su cui bisogna puntare, sono in crescita, c'è da dire, un po' in tutta la Sicilia. Lei che cosa propone per questi due settori? Ma veramente con il sottoscritto sindaco si sono inaugurate stagioni che hanno fatto epoca. Il settembre Gasmeneo per molti anni è stata la più grossa rassegna culturale della Sicilia orientale, seconda solo a Taormina Arte. Ma Comiso è la città di Otto in Punto, Comiso è la città delle grandi mostre, Comiso è la città del più grande fondo bibliotecario rispetto al numero di abitanti della Sicilia. Comiso era un faro culturale che è andato incontro negli ultimi 10 anni a un inesorabile declino. E come potremmo pensare noi a un rilancio di carattere turistico, a vedere Comiso e il suo meraviglioso centro storico, oggi sporco e disertato? Oggetto di attrazione da parte dei turisti che arrivano lì a qualche centinaio di metri di distanza, se non mettiamo in campo un'animazione culturale adeguata. Questa animazione culturale adeguata è in avanzamento negli altri comuni, compreso il vostro, ma è completamente assente nel nostro comune. Sana cosa che la farà sorridere. Noi abbiamo un punto di informazione turistica dentro l'aeroporto che è adeguata ai tempi e agli orari del personale del comune di Comiso, e quindi l'ufficio chiude quando gli aerei arrivano. Cioè chiude anche nei festivi? Eh certo, e chiude alle 6 del pomeriggio, gli aerei a Comiso arrivano alle 8, alle 9, come tutti sapete, perché poi li ospitate qui. Come dovremmo fare turismo? Che cosa c'entra questo col dissesto? La città sporca cosa c'entra? Ecco la ragione della mia scesa in campo, è per dare una mano in modo assolutamente disinteressato ma affezionato, senza obbligare nessuno, senza fare pressioni su nessuno, è un'opzione al ritorno ad una città culturale, organizzata, dove c'è lavoro, dove c'è intelligenza, dove ci sono servizi sociali adeguati e quindi una disponibilità. Io in questa fase della mia vita e della mia carriera non devo dimostrare nulla a nessuno, devo dimostrare il mio grande amore per la città. Quindi una candidatura di servizio potrebbe essere? Sì, certo. Certo, una candidatura al servizio della mia Comiso e anche con un'ambizione.
un aspetto della campagna elettorale già vinto a primo turno, sa qual è? Quella di avere coinvolto una generazione di giovani appassionati che sono scesi in campo, professionisti, e quindi risolti anche sul piano lavorativo, senza avere, diciamo così, la leva della costrizione in un sotterraneo, come dire, ricatto psicologico tra tu che sei disoccupato e io devo costruire le liste, e accadono anche di queste cose, che si sono appassionati al fatto politico. Quindi informo che si appassionano al fatto politico, come si diceva in Bavaria, no? Si ricorda, la politica è bella. Ecco, quando è fatta così è bella. Il sottoscritto mette a loro disposizione un patrimonio di esperienza e il futuro è loro. Abbiamo gli ultimi due minuti, ecco, per la domanda di rito. La domanda di rito: perché i comesani dovrebbero votare per lei? Lei ha esposto un po' tutte le cose che sono contenute nel suo programma, è stato molto appassionato, direi. In questa, gli elettori lo conoscono già da tempo. In questa esposizione, però, in 30 secondi, perché dovrebbero votare per lei? Anche meno. Anche meno. Perché io sono l'usato sicuro, ma non un usato, bello usato, no? Con buoni chilometri, con un motore che romba ancora e fa tremare l'asfalto, e che il voto a me pertanto è una garanzia, è una sicurezza che Comiso ce la farà, Comiso si rialzerà, Comiso rinascerà. Grazie all'onorevole Di Giacomo. Grazie a voi. Grazie, grazie anche a Concetto Iozia, e grazie a voi che ci avete seguito sin qui. L'appuntamento è alla prossima edizione di Amministrative 2018. Vi aspettiamo.